Quindi questa sera presentiamo questo libro che, come stavo detto prima, è l'ultimo prodotto di un impegno che ha visto in prima linea Bisecchi di Galatina e anche sottoscritto, ma tanti altri amici che stasera sono qui, altri non ci sono, per la riscoperta di quelle che sono le potenzialità culturali di Galatina. Cioè, noi ci siamo interessati di questo fenomeno del tarantismo, tant'è che questo è il quarto volume che noi, io come autore o come coautore, Pisek come editore, diciamo, ha promosso, però io non voglio, diciamo, che passi sotto silenzio anche un altro libro che abbiamo prodotto circa 2 anni fa, e sono i palazzi di Galatina, cioè l'architettura civile di Galatina tra 500 e 700. Anche lì c'è una scheda, alcune schede su questo palazzo dove è incastrata la cappella di San Paolo. E sia questo volume che il precedente, questo qui di cui parlavo prima, dei palazzi, è stato pubblicato dall'editore Congedo di Galatina. Non a caso, lo dico sicuramente senza piaggeria, questi due volumi, diciamo, sono i più eleganti della serie. Diciamo che i precedenti sono un po', diciamo, tipograficamente lasciavano un po' a desiderare, però ecco, un libro si giudica fondamentalmente dal contenuto. Che dire? Qui l'assessore giustamente diceva dell'impegno della pubblica amministrazione su questo aspetto della promozione turistica e culturale della città, giustamente. Noi come, diciamo, studiosi, sono da anni che ci battiamo e ci impegniamo su questa linea. Io ricordo a tutti gli amici che 1992, adesso non ricordo bene, pubblicammo la prima edizione della guida di Galatina, la guida verde di Galatina, che è stata ripubblicata in edizione accresciuta qualche anno fa. Quindi non si tratta di un impegno episodico il nostro, è quello dell'editore Congedo che ha pubblicato la guida verde, ma si tratta di un progetto vero e proprio per non tanto la valorizzazione, perché non è un compito nostro, ma la conoscenza, la divulgazione di queste conoscenze sia relativamente al territorio galatinese e anche al territorio salentino meridionale e pugliese, dove si pensi per esempio al grande significato artistico e storico che può avere un monumento come la Basilica di Santa Caterina d'Alessandria, ma anche sotto aspetti diversi la stessa cappella che noi conosciamo come San Paolo. E quindi poi il discorso su questi fenomeni ovviamente si incontra e si scontra contemporaneamente con la faccenda dei finanziamenti. La BIT, io non so cosa si fa la BIT di Milano, è una grande vetrina sicuramente, non so se nessuno mai ha calcolato quali sono gli effetti concreti di questa partecipazione così massiccia. Gli effetti concreti sono il rapporto tra costi e ricavi, quali effettivamente sono poi i ricavi, i ritorni sul territorio dal punto di vista culturale, storico e economico di queste grandi manifestazioni. Io non lo so se sono state mai fatte queste analisi. Io so soltanto che questo volume è costato alla regione poco meno di 2.000 euro per una tiratura di credo 1.000 copie, e comunque non inferiore a 1.000 copie. Quindi si tratta di un costo, cioè un volume di questo la regione l'ha pagato 2 euro. Pensate voi se... Sì, voglio dire,
vuol dire, a volte il discorso non è puramente economico, perché se tutti quanti fanno dei sacrifici come li abbiamo fatti noi, probabilmente i risultati sarebbero molto diversi. Io credo, per esempio, io sono un po' polemico, non sono gradinese, per cui dico, non mi preme di non ho paura di attirarmi gli strali di qualcuno, però questo opuscoletto che io ho tra le mani, sponsorizzato, scritto volume, è Comune di Galatina, IAT, che è completamente copiato dalle cose che abbiamo scritto noi, credo che forse sia costato molto di più di questo volume qui, e di questo volume qui insieme a quello, per esempio, dei palazzi. Quindi a volte non si tratta neanche di un problema puramente economico o finanziario.